amici di Valeria e Davide in tour. Oggi vi portiamo a vedere un monumento di grande valore storico e architettonico. Sto parlando del monumento allo Scugnizzo e vi raccontiamo la sua storia. Perché dove c'è storia? Ci siamo noi. Andiamo! Questa bellissima scultura è stata tolta per permettere la costruzione della metro linea 6 che trovate alle spalle, ecco qua. Questa è la metro linea 6, adesso è chiusa. Se non avete visto il video della metro linea 6, andatela a vedere, dove vi spieghiamo tutte le fermate. Questa è la fermata Arco Mirelli, chiude alle 15, però a settembre riprenderanno a pieno regime. Alle spalle della scultura troviamo il consolato americano. Adesso lascio la parola a Valeria per spiegarvi la storia di questa bellissima scultura. Amici, siamo arrivati in Piazza della Repubblica. Al centro di questa piazza potete notare un singolare monumento allo Scugnizzo, una scultura in onore dei caduti durante le quattro giornate di Napoli del 1943 contro l'occupazione nazista. Il monumento fu realizzato nel 1963 dallo scultore Renato Marino Mazzacurati. Sui quattro pannelli in travertino si possono vedere i volti degli Scugnizzi, ragazzi napoletani protagonisti della rivolta per liberare la città di Napoli dall'occupazione nazista. Il protagonista di questa vicenda storica fu lo Scugnizzo, dodicenne Gennaro Capuozzo. Il ragazzino, insieme ai suoi compagni, anche loro giovanissimi, combatté nella battaglia di Santa Teresa degli Scalzi. Morì dilaniato dall'esplosione di una granata lanciata dal nemico. Ecco amici, questa è la scultura e vi faccio vedere un attimo velocemente tutto attorno. Bellissima. Ecco. Il termine Scugnizzo probabilmente risale al 1895 ed era un ragazzino e mezza via, come si dice in napoletano. E c'è un ragazzino furbo che ha come maestro di vita la strada. Lo Scugnizzo era vestito di stracci, spesso abbandonato dai suoi genitori, si occupava da solo del proprio sostentamento, dedito a piccole attività delinquenziali. Amici, questa è la scultura e, come ho detto prima, di fronte c'è il consolato americano. Eccolo qua. Inoltre amici, nei pressi della scultura c'è anche un bellissimo palazzo che immagino che già avete adocchiato all'interno della videocamera, e parliamo del palazzo Guevara di Bovino, che si trova su Riviera di Chiaia, che adesso vi faccio vedere più da vicino. Andiamo. Ecco amici, a primo impatto notiamo sulla facciata del palazzo il bugnato liscio, una bellissima balconata lunga, e il palazzo si sviluppa su tre piani fuori terra. Troviamo una biblioteca e una sala da ballo affrescata da Ignazio Pericci. Poi avremo modo di potervi far vedere al suo interno questo palazzo, perché è veramente molto molto bello. E adesso vi lasciamo al prossimo video, e noi ci vediamo per un altro video, per un altro tour informativo o delle chiese o della città. Ciao amici.